Non l'ha mai fatto, è una cosa che non si può imparare. Figurati se dopo tanto tempo in Giappone riesce ad adattarsi così bene al wrestling americano. Eppure, tutte queste cose sono state cancellate. Come? In che modo? Grazie a un lavoro sopraffino fatto da Kazuchika Okada. Benvenuti a tutti, io sono Stefano, la voce di AEW Italian Podcast. Anche oggi sono qua per fare un ragionamento intorno alla All Elite Wrestling. È uno dei più grandi successi, da un certo punto di vista anche inaspettati, che recentemente abbiamo trovato all'interno della compagnia di Jacksonville, la quale sta lavorando molto bene nel creare personaggi che in qualche modo hanno la loro posizione all'interno della card, in qualche modo trovano dove stare nel posto giusto, riuscendo anche a scalare e ad arrivare a posizioni gerarchicamente più elevate, semplicemente facendosi apprezzare dalle persone. Questo accade ovviamente se c'è una parte di talento da parte di chi fa effettivamente wrestling, se c'è una buona scrittura e se c'è soprattutto una buona risposta da parte del pubblico. La buona risposta da parte del pubblico può avvenire soltanto nel momento in cui le persone sono attente a quello che sta succedendo. Facciamo un esempio molto semplice. Swerve Strickland. Swerve è arrivato e sostanzialmente tutti immaginavano fosse un ottimo lottatore, ma per tutto il tempo in cui Swerve è stato nella parte medio-bassa, ha avuto il titolo di coppia, si è mosso in quella lunga e strana faida con Kate Lee, nessuno di noi si immaginava uno Swerve in cima alla catena alimentare. Eppure il suo lavoro, la costanza, il fatto che il pubblico abbia rispettato quello che lui stava facendo, perché tutto quello che stava facendo lo stava facendo molto bene, tutto quello che stava facendo lo stava facendo a testa bassa, lavorando, mostrandosi come un gran personaggio, sempre pronto in qualsiasi circostanza, in qualsiasi evenienza, integro fisicamente, lui ha dimostrato, il pubblico non ha fatto altro che recepire e portar fuori. Questo ha portato ovviamente a buone prestazioni da parte sua, un talento che c'era già, ma anche una scrittura interessante che lo ha portato ad essere nel giro praticamente di un anno, mettiamo da poco prima di All In fino al prossimo All In che ci sarà tra qualche mese, un lottatore di punta face nonostante fosse partito facendo le cose più becere, tipo ad esempio allearsi per una manciata di puntate ad Air Fox, andare ad attaccare Nick Wayne che era face, che era alleato di Darby Allin, e arrivare ad oggi con un Nick Wayne heel che ha affrontato recentemente uno Swerve face. Nonostante tutto è stata una buona scrittura, è stato un modo per crescere e farlo diventare forte. In poco tempo però un altro personaggio ha preso le redini di tutta quella che era la situazione intorno a lui, ed è proprio Okada, il quale è arrivato e ovviamente tutti sanno che lui è stato considerato da molti, ed è ancora considerato ad oggi, uno dei migliori lottatori della sua epoca e presumibilmente uno dei migliori lottatori di sempre. Ora, io non sono d'accordissimo con questo giudizio, nel senso, mi rendo conto che è un ottimo lottatore e che per certi versi ha fatto dei match incredibilmente belli, raccontati molto bene, però mi rendo anche conto che tante volte questi match molto belli sono stati fatti con avversari di altrettanta caratura, se non superiore, come per esempio Kenny Omega, che io reputo un lottatore migliore di Okada. Poi è opinabile, ci mancherebbe altro. Io vi do la mia opinione, però sono qua a parlare io e cosa vi devo dare l'opinione di un altro. D'altra parte però, se tu ti trovi all'interno di match spettacolari, con avversari spettacolari che ti fanno comunque brillare, tu in qualche modo fai brillare loro. Quindi io mi rendo conto che Okada è un grandissimo del suo tempo. Poi io non lo reputo il migliore della sua epoca, non ho mai reputato il migliore in nessuno degli anni in cui è stato definito come tale. Ho sempre pensato che in New Japan ci fosse una corsia preferenziale per lui e sono ancora convinto riguardando la sua carriera che sia stato così. Erano pochi i periodi in cui Okada non girava intorno al titolo maggiore della federazione, tanto che si è accorto poco più di un anno fa che non aveva mai fatto nient'altro se non vincere il titolo del mondo.
e quindi aveva provato con Tanahashi ad andare a vincere i titoli di coppia, per intenderci. Però negli scontri anche di coppia, trios, nei match singoli ovviamente, Okada era sempre molto considerato e ovviamente faceva sempre molto bene, altrimenti non si sarebbero spiegati tutti i titoli che gli hanno dato. Era comunque una persona sempre molto rappresentativa, ma in un mondo diverso da quello dell'All Elite, in generale ad un mondo diverso rispetto a quello americano, tanto che effettivamente tante persone si erano proprio poste il problema: se dovesse andare in WWE non sarebbe così assurdo vederlo al Performance Center a imparare a fare il wrestling come lo fanno gli americani. Quindi non tanto da un punto di vista tecnico, ma quanto di più da un punto di vista dell'espressività, del modo di lavorare, del poter essere effettivamente un volto spendibile e una voce spendibile, senza bisogno di avere 500 manager o persone che parlano per lui. Ecco, in quest'ottica, ovviamente, per quanto a me sembrava assurdo che un lottatore considerato tra i migliori al mondo passasse per un territorio di sviluppo, per una parte di sviluppo, aveva un senso da un punto di vista recitativo e nella mia testa, perché io non mi immaginavo un Okada che invece è in grado di fare quello che sta facendo adesso, guidato sicuramente dagli EVP che stanno facendo un ottimo lavoro dalla loro parte, utilizzato con frasi molto semplici da dire in un punto determinato, magari studiate a puntino. Lui però è pronto a farlo bene, molto bene, si prepara bene la parte che deve recitare e la recita molto molto bene, lavora in un modo sempre costante, senza mai cali, sempre a livelli molto alti, è perfettamente integrato in questa gimmick che gli hanno dato insieme agli EVP, dove loro sono quelli che si sentono bravi da un certo punto di vista, si sentono nel giusto, ma evidentemente stanno facendo delle cose sbagliatissime. E in cuor loro, per quanto si sentono nel giusto, ti dimostrano con i loro atteggiamenti che stanno facendo cose becere. Ed è dimostrato dal fatto che Nick Jackson continua a fare un po' la sorta del cattivo. E non dovrebbe. Ed è il bello, nel senso che se gli altri non lo fanno sembrano bonaccioni, immaginatevi quanti sorrisi spesi da Okada, utilizzato anche per pubblicizzare le scarpe degli Young Bucks, no? Ecco, tutto quello che fanno loro, al contrario Nick Jackson ogni tanto svirgola, perché in fondo è quello che probabilmente sa tenere meno la facciata. Ed è bello perché all'interno di un gruppo è così, non è che sono tutti uguali, tutti standardizzati, ci vuole anche quello che è un pochino fuori dalle righe. L'abbiamo sempre visto all'interno delle stable che funzionano, il fatto che ci sia qualcuno che non riesce a essere esattamente in linea, ma deve fare quel qualcosa per dimostrarsi leggermente diverso e gli altri poi devono un pochino parare il colpo. È molto bello quello che sta facendo Okada da un punto di vista del mettersi in gioco. Certo, è sembrato ovviamente un tappeto rosso lastricato di petali di rosa, quello in cui ha camminato all'inizio del suo percorso in All Elite, arrivando e puntando immediatamente a Kingston e al titolo, quel Continental Classic che ora appartiene a Okada e che ha vinto proprio contro Eddie Kingston, sembrava un po' buttato lì. In realtà sta funzionando perché all'interno di questa stable al momento hai soltanto lo scapegoat che di base è tornato da poco senza un titolo, ma che già punta dritto al titolo TNT e che è servito subito per lanciare il ladder match volevole per il TNT nel momento in cui Adam Copeland ha dovuto ha dovuto rendere vacante, che è stata resa vacante in storyline proprio dagli EVP e con un tentativo di darla subito, no? Al nostro Jack Perry. Ecco, in questa fase Okada si sta comportando perfettamente. È chiaro che sulla lunga distanza magari le cose dovranno cambiare, però per ora è perfetto così. Anche con quelle poche frasi che dice, funziona, il pubblico lo sta apprezzando tantissimo. Ed è un esempio anche una delle ultime puntate, forse l'ultima puntata di Dynamite, in cui escono proprio gli EVP insieme a lui. E quando il pubblico comincia a urlare CM Punk, CM Punk, lui prende il microfono, si gira e dice state zitte, cagne, e tutto il pubblico comincia a urlare Okada, Okada. Cioè, ha capito, sa cosa deve fare, sa quando farlo e lo ha fatto al di là di ogni mia più rosea aspettativa. Io mi immaginavo un Okada un po' in difficoltà dal punto di vista della fase degli entertaining.
Mi immaginavo un Okada un po' più spaesato. Invece ho trovato una persona estremamente concentrata, molto ben inserita all'interno di quella che è la nuova società in cui è arrivato e soprattutto a servizio, che è una cosa che non va data per scontata, soprattutto quando nella compagnia da cui vieni e nel posto da cui arrivi, il Giappone, le gerarchie sono importantissime, quindi immagino che Okada all'interno del suo spogliatoio della New Japan non abbia mai dovuto portarsi il borsone da solo, abbia sempre avuto qualcuno sotto che lo portava per lui negli ultimi almeno 10 anni della sua carriera. Certo, è arrivato in All-Elite perché sapeva di poter fare delle cose, muoversi come voleva da un punto di vista geografico. Poi lui e la sua famiglia si sono stabiliti negli Stati Uniti, però potenzialmente poteva fare come Osprey o qualcosa di simile. In realtà può farlo ancora, se ha bisogno dei momenti in cui prendere andare in Giappone può farlo, perché l'All-Elite glielo consente, chiaramente. È arrivato in All-Elite perché era amico dei Bucks. In che modo amico dei Bucks? Lui quando è andato in TNA, alla fine, molti anni fa, era giovanissimo, era l'anno in cui doveva andare fuori, non aveva grossi amici e molti lo trattavano così, con abbastanza sufficienza, non lo coinvolgevano. Gli unici a dargli veramente una mano in quel periodo sono stati proprio i due Jackson, che hanno ovviamente teso una mano a un ragazzo che era solo e lo hanno aiutato, tanto è vero che poi lui li ha portati in New Japan quando è stato il momento, e tanto è vero che loro lo hanno accolto a braccia aperte quando lui è arrivato in All-Elite. È chiaro che c'erano buone possibilità che lui finisse anche in WWE, ci mancherebbe altro, che comunque stiamo parlando della compagnia più importante al mondo da un punto di vista del wrestling, però era abbastanza auspicabile che avrebbe fatto come hanno fatto tanti altri, cioè di seguire le orme degli amici e di andare di base in All Elite. Ora che è arrivato, beh, se veramente le cose continueranno così, probabilmente abbiamo davvero un asset incredibile davanti, con tanta potenzialità, forse più di quella che mi aspettavo e forse maggiore anche di quella che potevano immaginarsi anche quelli un po' più a favore di un suo arrivo negli Stati Uniti, quelli un pochino più tranquilli all'inizio, quelli che non sentivano quella pressione che invece io pensavo sarebbe stata messa sulle spalle di un nome così grande. È arrivato, si è preso un titolo, non quello principale, è arrivato, si è messo a servizio di una stable, ha imbavagliato, come probabilmente era giusto che fosse all'interno di una situazione del genere, un titolo che comunque ha bisogno di trovare ancora una strada. Per adesso è il secondo proprietario del titolo Continental Classic, quindi aspettiamo un attimo. Potenzialmente, se lui si mantiene campione, è un ottimo asset per un torneo molto simile a quello che è stato il Climax e che lui ha vinto svariate volte. Quindi direi che fin qui tutto bene. Ora, è chiaro, queste sono le mie opinioni, mi interessano le vostre, vorrei sapere cosa ne pensate voi della run che sta facendo Okada fino a questo momento in All Elite, quello che sta suscitando in voi, quali sono le vostre aspettative e magari dirmi anche se in realtà io ci sto vedendo troppo e voi siete un pochino ancora restii nei suoi confronti. Sono aperto al dialogo e al confronto, quello che posso fare è semplicemente mettere a disposizione la sezione commenti in modo tale da poter ampliare la nostra discussione. Io vi ringrazio per aver seguito anche questo video, ringrazio i nostri abbonati che ovviamente sono motore pulsante di questa nostra avventura, mi auguro che tanti altri decidano di diventare nostri abbonati e poter ovviamente usufruire anche dei servigi maggiori che hanno le persone che decidono di investire sul nostro lavoro. Io quindi vi ringrazio davvero di cuore, sono Stefano, la voce di W Italian Podcast, noi ci risentiamo, alla prossima!